I vertici della Luzzo Reti, presidente Antonio Forlini e i componenti del CDA Alessia Cognitti e Alfredo Grotta non ci stanno a questo continuo disorientare la popolazione teramana sulla sicurezza dell'acqua del Gran Sasso e replicano alle affermazioni dubbiose rilasciate dal direttore dei laboratori di fisica nucleare Stefano Ragazzi e ai pochi sindaci che hanno accettato di visitare il centro di ricerca. In buona sostanza il direttore Ragazzi ha riaffermato ai primi cittadini della provincia di Teramo che dormirebbe più tranquillo se l'acqua fosse captata altrove e che non esisterebbe una mappa dettagliata della rete idrica che tocca i laboratori e che permetterebbe una messa in sicurezza più adeguata. Un parlare questo, secondo la Luzzo Reti, a sproposito, visto che l'acquedotto possiede invece tutte le planimetrie dei laboratori consegnate dall'ANAS che ne ha eseguito i lavori. Mancano invece quelle della successiva messa in sicurezza da parte del commissario Balducci, ma che, sostiene il presidente Forlini, non possono che essere migliorative. Inoltre, dal 1 maggio i 90 litri al secondo che provengono dai laboratori sono stati messi a scarico e non finiscono nell'acquedotto. E allora a che punto siamo? Si chiederanno i cittadini. L'acqua del Gran Sasso è sicuramente ottima, ma è comunque auspicabile rimappare le captazioni e soprattutto pretendere che la Regione Abruzzo venga informata e autorizzi ogni piccola modifica effettuata dai laboratori e dalla strada dei parchi che interessi il traforo e di conseguenza la rete idrica.